Spartita da Mallorca, ragazzi, con il mare dietro. Mi sono svegliato da 20 minuti circa, ora vado al mare, devo andare a fare colazione prima, però c'è tanto da dire, dobbiamo parlare perché ieri si sono giocate le amichevoli e quelle le andiamo a trattare poi successivamente perché ha giocato la Roma. E la Coppa Italia, andiamo a parlare del Napoli perché sinceramente poi delle altre interessa relativamente un po' a tutti. Parliamo prima del Napoli, il Napoli che, raga, ha vinto, ma ha vinto per il rotto della cuffia contro il Modena. Un Napoli, da quel che ho visto, io la partita non l'ho vista perché in Spagna non avevo modo di vederla in quanto da zona non la trasmetteva e ovviamente qui in Spagna non ti fanno vedere i 32esimi di Coppa Italia. Una brutta partita da quel che so del Napoli, bruttissima perché si era giocata alla pari con il Modena, ma che gioca in Serie B il Modena, capite bene che ovviamente è una cosa che non regge, non dovrebbe accadere, il Napoli doveva vincere, non dico senza problemi, ma comunque in modo più netto. Vai rigori, lì ovviamente le forze tecniche, puramente tecniche, si fanno vedere perché per il Modena sbaglia un rigore l'ultimo giocatore, il Napoli vince e passa i 32esimi di Coppa Italia. Voglio dire solo una cosa, un paio di cose. Allora, secondo me, se il Napoli, se i napoletani non entrano concettualmente nell'idea che sarà un processo lungo e tortuoso che porterà il Napoli ai vertici, nei migliori dei casi, del calcio italiano, se non capiscono questo, va a finire che questa stagione si fanno male perché lo scudetto non lo vinceranno almeno di clamorosi colpi di scena. E quella ieri non dico che è la partita che lo dimostra, ma è una partita che sicuramente ti fa capire quanto il Napoli stia ancora indietro per l'idea che hanno nella loro testa i tifosi e gli avversari più ottimisti, perché se tu pareggi 0-0 con il Modena vuol dire che sicuramente hai preso l'impegno sotto gamba, quello poco ma sicuro, ma anche che qualcosina ancora devi aggiustare. Ti salva Meret che avevi criticato, Meret che avevi forse anche ingiustamente massacrato a seguito dell'errore nell'amichevole contro il Girona, ti salva i fondelli perché para due rigori che ti fanno passare il turno. I tifosi che stagionano come se l'avessero vinta la Coppa Italia, invece sono i 32esimi di Coppa Italia, però vabbè. E quindi ora devono giocare i 16esimi, non mi ricordo contro chi, la giocheranno la prossima settimana, vedremo perché occhio che magari potrebbero andare fuori subito, ma non credo, per come hanno giocato ieri, male hanno giocato il Napoli. La seconda cosa è che io comunque tifo per il Napoli in Coppa Italia, vi dico perché. Perché nel tabellone è capitato sia nella stessa parte di Inter e Lazio. Ciò vuol dire che se agli ottavi il Napoli ci arriva, affronterà la Lazio. Quindi una tra Lazio e Napoli va subito fuori. Nei casi più ottimisti sulla carta il Napoli vada subito fuori, la Lazio vada subito fuori, il Napoli se la fa giocare a Milano con l'Inter, quindi sarebbe Napoli-Inter, la vincente di Napoli-Inter se la va a giocare contro la vincente di Roma-Milan, sempre se Roma e Milan passeranno gli ottavi. Capite bene che comunque il Napoli per l'Inter è una squadra fastidiosa, quindi io tifo per il Napoli. Immagino un Roma-Napoli in semifinale all'Olimpico, in casa tua, la partita di ritorno, parti sicuramente avvantaggiato. Però vedremo con calma. Io comunque non spero che il Napoli vada fuori perché, come ho detto, diciamo è una squadra molto fastidiosa, sia ovviamente per la Lazio che parte sfavorita, ma anche per l'Inter che è campione d'Italia in carica. Quindi occhio. Amichevole della Roma, Roma-Everton, siamo pronti a salpare, raga. È arrivato il momento di iniziare la stagione. C'è poco da fare, mancano 6 giorni all'inizio del campionato. Tra 7 giorni gioca la Roma a Cagliari. Io credo vinceremo, ma credo che arriveremo belli pronti all'impegno di domenica prossima. Come l'ho vista ieri la Roma? Ho visto una Roma in fase alterne, con i giocatori molto molto bene,
vedi il Sule, vedi l'Efe, vedi Mancini, vedi Çelik, vedi Angeligno, El Shaarawy l'ho visto bene, Baldanzi quando è entrato ha fatto molto molto bene, Dovbyk ancora in sospeso perché è veramente è arrivato a Fiumicino una settimana fa, poi non ha avuto il visto, non è potuto partire, sì e no, si è allenato tre allenamenti, ha fatto tre allenamenti con la squadra, quindi ancora è presto per giudicare, spero che a Cagliari arriverà bello pronto, visto che ci sono altri 5 allenamenti davanti a lui da fare, minimo, più la rifinitura ovviamente. Male Cristante, malissimo, bene anche Bove, male fammi pensare, male in di Cagliari perché si è perso l'uomo in marcatura, si è fatto sfuggire Calvert-Lewin, male quindi Ndicka anche se a me piace. E poi malissimo Zaleski, ma quello lo sappiamo, non sa fare un cross, poi averci Guardiola, Mourinho, De Rossi, Zaleski cross non li sa fare, non li saprà mai fare a questo punto. Ho visto comunque una Roma che sa giocare al calcio, raga, una Roma sulla cresta dell'onda dell'anno scorso, sull'onda dell'anno scorso, perché comunque la filosofia è sempre quella, palla a terra molto molto veloce, presenze molto veloci, c'è stata un'azione verso l'ottantesimo che mi è piaciuta molto, partita da El Shaarawy, palla all'Efe, palla a Dovbyk, colpo di tacco, El Shaarawy 1-2, tiro in porta, Murato però bella, bella azione, mi è piaciuta molto. E quindi io sono fiducioso, molto molto fiducioso di questa Roma, perché ha una grande squadra. Ricordiamo che andrà a Cagliari più o meno con l'80% della squadra che avrà a settembre, perché la Roma un altro paio di acquisti li farà entro settembre, un difensore centrale e un terzino destro come minimo, e vedremo Chiesa come si evolve. Io vi ripeto, l'accordo con Chiesa c'è già, bisogna risolvere i problemi con gli esuberi, quindi comunque vedremo. Siamo pronti per Cagliari, io non vedo veramente l'ora. Tra Cagliari e Empoli di fare 6 punti, a Torino devi cercare perlomeno, almeno di non perdere, di fare almeno un pareggio, ma ovviamente l'obiettivo è quello di vincere. E massima fiducia a De Rossi, ora ci aspetto un cammino bello lungo, incomincia finalmente la Serie A, ma ci farò un contenuto ovviamente a parte. Andatevi a recuperare la mia prediction ai calendari di Serie A che ho fatto, non so quando vedete questo video, ma l'ho caricata sabato, cioè ieri, sabato 10 agosto. Da Mallorca è tutto, ora vi carico qualche inquadratura. Farò altri contenuti qui sicuramente, ci sto altre 2 settimane, quindi assolutamente sì. E tra poco esce anche un'altra tier list che invece ho registrato a casa. Fatemi sapere, lasciate un commento, condividete il video, iscrivetevi al canale. Noi come sempre ci vediamo a un prossimo contenuto.